Qua Paola Vallauri pronta a trasmettervi, raccontarvi. Siamo un pochino più informale. Ultima gara di regular season, pronta ad affrontarsi per Palomano Carpi. Albatro Siracusa, andiamo a leggere le formazioni per il Siracusa con il numero 2 Leonardo Herman Bianchi, col numero 5 Vito Claudio Marino, col numero... Aspetta che li chiamiamo. Niente, voi quando volete possiamo andare. Le presentazioni non sono proprio perfette per le presentazioni, sono più per... Ah no, sono già... ormai è andata, fine. Perché è venuto per me col microfono. No, è che loro erano già venuti avanti e non hanno aspettato. Vabbè. Vabbè, a questo punto lo leggo con il numero 6 Michele Mantisi, col numero 8 Juan Ignacio Zungri, col numero 9 Alessandro Bandiera, col numero 10 Hamza Frai, col numero 12 Gabriele Nobile, col numero 23 Massimo Murga, col numero 24 Giuseppe Pulzupè, col numero 25 Marco Bovic, col numero 27 Giovanni Rosso. Chiude i giocatori del Siracusa con Gabriele Randes in panchina, coach Giovanni Atanasio che va a sostituire coach Beppe Vinci per il Carpi, con il numero 1 Jan Jurina, col numero 4 Francesco Rossi, col numero 6 il capitano Luigi Pieracci, col numero 9 Angelo Giannetta, col numero 12 Flavio Bonaccini, col numero 17 Daniele Soria, col numero 18 Sama Ajafrei, col numero 22 Usama Benajali, col numero 23 Samuele Serafini, col numero 24 Milian Eric, col numero 25 Kresnik Casa, col numero 29 Marco Beltrami, col numero 30 Gabriel Sortino, l'ex di giornata, col numero 45 Giacomo Boni, col numero 94 Francesco Ceccarini, col numero 97 Francesco Solmi, allenare in panchina. Stacco riattacco, non so se è bloccato. Secondi, e il primo gol della partita lo va a buttare dentro l'ex di giornata col numero 30 Gabriele Sortino. Vi siete persi gli starting, le formazioni, adesso io ve le vado a ridire. Non sono Gabriele Solieri, ma sono Lorenzo Delizia. Ma oggi diciamo promozione, visto che ho avuto modo di sperimentare insieme con il sempre buon Raul, che assiste anche il buon Gabriele Solieri, formazioni under 20, serie B e anche l'under 17. Andiamo a rileggere le distinte. Partiamo col Siracusa col numero 2 Bianchi, col numero 5 Victor Claudio Marino, col numero 6 Mantisi, col numero 8 Zungri, col numero 9 Bandiera, col numero 10 Frai, col numero 10 Nobile, col numero 23 Murga, col numero 24 Kutsupe, col numero 25 Bovicic, col numero 27 Rosso, col numero 97 chiude Gabriele Randes. Nel frattempo c'è un 7 metri, il primo 7 metri della partita lo va a battere il Siracusa con Marco Bobicic. Arbitro, i signori, gli arbitri del match sono i signori Cardoni Brothers. Proprio su Bobicic io vi vado a leggere proprio qualche aneddoto, come siamo pronti, come sempre, classe 92, la seconda esperienza in Sicilia, ha già giocato con le maglie di Fasano, Sassari, Conversano, Noci, e ha anche giocato col Colonia prima di approdare in terra siracusana. La butta dentro Marco Bobicic, gol dell'1-1 con trascorsi due di gioco. Carpi d'altra parte con Casa, prova al palleggio, prova la botta, Nico Casa spiazza Randes e gol del 2-1. Pronta risposta subito del Carpi. Diciamo che è un po' un antipasto questa sfida di quel che saranno i playout. E quest'ora a parlare d'antipasto, ma Raul, mi viene anche fame. Comunque a livello gastronomico è una bella sfida. Da un lato abbiamo Carpi, l'Emilia Romagna, con il lambrusco, lo gnocco fritto, i salumi vari, il formaggio, il parmigiano. E invece Siracusa con l'arancina, con i cannoli, la pasta alla norma, che è una voglia assurda. Però passiamo adesso, mi sto anche divagando troppo. Tira Bovicic, tocca Jurina, però la palla si insacca, pronta risposta il 2-2 di Siracusa. Trascorsi 3 di gioco, due pari, regna la suprema la parità, l'equilibrio tra le due formazioni. Carpi che si schiera in campo con il primo starting 7 del match, con Jurina tra i pali, Pieracci, Casa, Eric, Ceccarini, Sortino,
e Beltrami. Esce appunto, appunto Beltrami, palleggio per Eric, allora per Pieracci, il capitano al palleggio, a incrociare per Eric. Eric a sua volta incrocia per Casa, che prova la palla per Beltrami, in due su di lui, c'è Rosso di lui, c'è anche difesa di Nauri, sì. Rosso, giocatore d'esperienza, che ha visto anche le maglie del Fondi, per esempio, lui è originario di Aenna. 7 metri per il Carpi, difesa in aria, andrà Nico Casa a battere il penalty contro Gabriele Randes, una finta, Casa, tiro schiacciato, perfetto, efficace, perché Randes non ci arriva, e c'è il gol numero 3 per la formazione allenata da coach Davide Serafini. Chiamava appunto la difesa adesso, coach Davide Serafini. Fry, Ovicic, arriva palla per, sì, per tutto ciò, devo anche segnare i gol. Bobicic, Fry, esce Marino, ex Fasano e anche ex Bolzano, nella passata stagione appunto, appunto giocava a Bolzano. Bobicic prova ad andare, Bobicic prova il tiro, Iurina, una roba con il braccio, non si sa, tentativo di smorzare la palla da parte del numero 25. Fry, esce ancora, vedo Claudio Marino, Rosso, col numero 27, Fry, ancora la palla per Rosso, prova a fare tutto da solo, lo conosce bene Sortino, si racusa, perde palla, Casa prova a lanciare il contro, è troppo lungo, poteva temporeggiare qua un attimo, il golem numero con la maglia numero 25, Rosso prova dall'altra parte, scarica palla per Frey, che va al tiro, Iuri non risponde dal campione dall'altra parte, la palla è fuori, la palla è fuori. Bellissima parata di Iurina. Bravo Ian, bravo Ian! Bravissimo Iurina qua. Cosa per Beltramone. C'è ancora difesa in aria. È stato un ottimo passaggio sulla diga a direzione Marco Beltrami. Prima mozione della partita, se la va a beccare numero 27, Giovanni Rosso. Trascorsi 5-22. E sarà ancora, si rinnova la sfida. Casa contro Randes. Pronto il fischio dei signori, Cardone, Cardone, ancora la finta di Casa, ha battezzato quell'angolo lì e gliela rimessa lì Nico Casa, due gol per lui, due gol per il numero 25. 5:36 trascorsi, 4-2 Carpi, Carpi che prova subito a creare un piccolo gap. Mantisi, Freddy, toccano tutti la palla, Bobicic, un rimane più pericoloso, esce Marino, scarica per Bobicic, serve Rosso, Rosso ha una finta, riscarica per Bobicic, torna da Freddy, riesce a tenerla, il gancio proprio non del tutto perfetto, Rosso, ma il palleggio, Rosso scarica, bello bello, gli passa vicinissimo al corpo di Iurina, tra parte Eric, Marino su di lui, mamma mia, bella sfida a livello di chilotaggio tra i due. Claudio Marino, originario della Puglia, in particolare di Fasano. Casa, Eric, tocca la palla anche Francesco Ceccarini. Pieracci, esce Beltrami, palleggio, adesso si sa, sì che sta sentendo di scaricare Eric. Vado al palleggio, Eric, c'è una voragine, Eric! Gli lasciano una voragine grossa come la casa della serie, scusate, io mi infilo, cioè, dall'altra parte Siracusa prova con Marino, 7 metri, c'è anche la munizione per Nico Casa, prima munizione anche per nel file dei carpigiani, con Nico Casa, si rinnova la sfida, Bobcic contro Iurina. Bobcic, una finta, Iurina non ha bocca, anche stavolta Iurina la tocca, sfortunato il buon Jan Iurina. Bravo, queste due ultime occasioni con i due tiri di Bobcic che gli sono passati praticamente la prima precedente conclusione prima di questo rigore, passata a pochissimi centimetri dal corpo invece in questa occasione sul 7 metri. Iurina l'aveva toccata, Sortino, l'ex Pieracci va a incrociare per Eric, sua volta per Casa,
casa prova per Pieracci. C'è Carini. C'è Carini, una finta, poi Randers si esaltano. C'è da dire, i due sono ex compagni di squadra, visto che hanno militato insieme nelle file del Valentino Ferrara Benevento nella stagione 16-17. C'è fallo, fa ottima difesa Luigi Pieracci. 7-55 trascorsi. Siamo sempre qua, live dal Palavalauri. 5-4. Rosso. Babicic. Mantisi. Rosso. Rosso, ancora a gestire lui, il framboliere che gestisce il gioco. Esce Vito Claudio Marino. Freddy. Prova a far tutto solo, si libera di Pieracci, entra Freddy. Iuri da col piede, gli dice di no, un ottimo layout. Rimane sul 5-4. Ottimo Iurina. Reparte casa. Casa! Una bordata verso la porta. Nico Casa sale in cattedra. Che elevazione! E che gol! Nel frattempo 4 pari nella sfida che si sta svolgendo in questo proprio in contemporanea, come tutte le altre gare di questa ultima giornata di regular season, con Rubiera e Pan che stanno ferme sul 4 pari con un trascorso di poco più di 7 minuti. Anche lì siamo in contemporanea su tutti i campi. Esatto, l'ultima partita. Esatto, visto che si è una sfida tra le ultime 4, un antipasto come dicevo prima. Prova Freddy qua a passare il pallone. Pieracci fa fallo. 9-17 trascorsi, 6-4 per il momento. Rosso. Andiamo allo schema, c'è il passivo, bisogna andare al tiro. Rosso va. Bello, ha provato dentro del tiro, palla per Bobicic. Bobicic, il tiro è alto. Bella elevazione. Ma si schianta fuori. Iurina per Ceccarini. Ceccarini, Hernandez spara ancora. Ancora niente Ceccarini. 0-2 per adesso per Francesco Ceccarini. I due si conoscono benissimo. Da parte Rosso. Ora per Freddy. Ora per Rosso. Bobicic subisce un colpo una volta da Ceccarini. Vediamo un attimo. Eh sì, c'è bisogno dell'intervento dei sanitari. Vediamo un attimo. Sì, due minuti. Due minuti per Ceccarini. Il primo due minuti della partita se lo va a beccare. Oh, era mano aperta, eh. Cioè, per favore, una volta che... Ceccarini, il primo due minuti del match. Lo becca il numero 94. Adesso 0-2 per all'ala per lui. Gabriele Randes. I due si conoscono molto bene. Enrico! Vediamo un attimo, rimane ancora a terra Bobicic. Intervento dei sanitari. I ragazzi di Siracusa si vanno a impecciare le mani per avere più grip sul pallone. 9.53 trascorsi. Siamo sempre sul 6-4. Per Carpi, Bobicic si rialza fortunatamente. Si rialza, si prende a... Tiziano. Si riprende, pronto a ripartire. Fuori, dentro Massimo Murga. Giocatore di grandissima esperienza. Classe 1985. È praticamente... In Italia ha fatto dell'Italia la sua seconda casa, visto che ha visto le maglie di Cosenza, della Luciana Mdorica Mosconi ancora, del Lazio e del Fasano, che appunto è tornato a... È stata la sua ultima squadra prima di tornare in Ortigia. Murga al palleggio, scarica per Rosso, Carpi con l'uomo in meno, Freddy. Ora si torna da Rosso. Rosso ancora, c'è la palla ancora verso la destra, c'è passivo, bisogna andare al tiro là. Prova il no look, il passaggio dietro la schiena, subisce fallo. Difesa in aria. Difesa in aria. Murga da pivot, è il suo ruolo naturale.
Bel giro palla anche dall'altra parte a far toccare palla a Bianchi. Cambio per il penalty dentro Sama a Geoffrey con il numero 18. Sarà Bianchi contro Al Geoffrey. C'è la finta di Bianchi. È sfortunata al 6-7 metri perché entrambi 7 metri battuti dal Siracusa. Entrambi i portieri carpigiani l'hanno deviata. Primo gol per Bianchi in questo match. Carpi con l'extra player. Sensoria a fare la destra. Beltrami scarica per Eric. Casa. Vito Claudio Marino esce su di lui. Casa si inserisce. Di cattiveria Nico Casa. Gol numero 4. Per il giocatore nativo di Nonantola, di origine albanese. Nel frattempo, aggiornamenti da Rubiera. Con Eppan avanti 10-5. Dopo 13 minuti, Rosso prova. Freddy, c'è passo. C'è stato passo. No, blocco irregolare. Ah, blocco irregolare, non si è visto bene. C'era un sacco di giocatori, un sacco di omini. Stato là, tutto che la mia macchina. Eric Pieracci. Erbi ancora con l'extra player. Esce Beltrami. 12 trascorsi. Casa! Papam! Oggi veramente on fire. Murga dall'altra parte, Siracusa non sta a guardare. Freddy, Bianchi, Rosso. Ecco, sono tutti. Sì, si ristabbi. No. Sì. Sono i sette. Si è ristabilita la parità numerica. Rosso. Murga. Palleggia. Carica la palla per Freddy. Soria prova a uscire su di lui. Lo tiene per la maglietta. A Soria secondo me gli piace un po' la maglia del Siracusa. Devo dire, molto bello i colori della maglia. Passivo. C'è passivo, Marino. Freddy, Pieracci su di lui, non lo fa passare. Gli si accolla. Rosso. Bisogna andare al tiro per il Siracusa. Bisogna andare al tiro. Carica la palla per Mantisi, che la butta dentro. Bel gol di Michele Mantisi. Primo gol per lui. 8-6, con trascorsi 13-6 dall'inizio delle ostilità. Ultima gara di questa regular season. Numero 26, tredicesima di ritorno. Pieracci. Ancora nessun gol reali. Sì. Carpi sì, primo gol dalla destra, no, perché Sortino il primo gol del match l'ha fatto dall'ala per il Carpi. C'è invasione per le partite di Siracusa. Murga a tutta birra. Per Rosso. Rosso prova. C'è fallo. Segnale di Siracusa. Senti per squalifica Gianluca Vinci. E per infortunio Mattia Calvo e Nicolò Argentino. Bianchi. Rosso. Trova in campo Bobicic dopo il colpo al volto subito. Freddy. Balla per Rosso. Esce Vito Claudio Marino. Se è passivo bisogna andare al tiro. Rosso prova. Elevazione. E poi Casa va su Bobicic. E dice no, amico mio, il passaggio non te lo faccio fa. C'è ancora passivo però. Siracusa bisogna andare al tiro. Rosso prova. Meglio riaglice di no. Con la mano sinistra. Bravo Ian. Rimane sull'8 a 6. Eric. Scarica per Casa. Casa. Stavolta Rande spara. Sarà rimessa laterale. Pieracci. Chiama lo schema.
il capitano, l'espertissimo capitano carpigiano. Esce Beltrami, c'è il taglio di Soria. Palla per Eric. Eric al paletto subisce brutto colpo da Rosso. È il primo due minuti per i siciliani. Se lo va a beccare Rosso. Sì, è entrata molto scomposta. Sì, è entrata proprio non molto salutare. Allora in campo c'è Carini. Adesso vediamo il calcio. Eh sì, probabilmente doppio pivot. Eric è uscito un attimo per il colpo. Sicarpi con il doppio pivot con Soria e Beltramone. Casa palleggia, casa al tiro va di pochissimo, si spegne a lato. Ero già pronto, addio va a saltare. Si gioca anche l'extra player e anche Siracusa contro Murga. Bianchi tocca la palla, Freddy, Murga, Ovicic, arriva Mantisi, scaricare poi per Murga, ruolo centrale, torna da Murga, c'è cioè, la parte di Carpi, Murga, è passivo, bisogna andare al tiro, Murga prova a fare tutto da solo, Piaraccio su di lui, poi bel... 9 metri, prova l'effetto sorpresa Marino, ma ci pensa poi, un attimo più, palla per Murga, Ovicic, prova ad andare, Ovicic, ottimo, c'è la parte di Ceccarini, Soria. Ancora attacco Siracusa, però i passaggi ormai stanno per scadere. Marino, Bovcic, due passaggi ancora a Bovcic, prova la botta, sfortunatissimo Iurina qua, non l'ha toccato, non l'ha toccata Iurina. Si riporta meno uno Siracusa, trascorsi ormai 17. Dai ragazzi, concentrati. C'è Carini. Casa. Sortino, Carpi ancora col doppio pivot. Palleggia casa. Casa, bello il passaggio per Sortino. Sortino, grande sicilino coi piedi. Questa è un'azione con la degna conclusione perfetta. Non si gioca la carta dell'extra player. Anche perché siamo tornati mi. Eh sì. Come ho ben detto. Ovicic. Freddy. Rosso tornato in campo dopo il due minuti. Infatti sono di pari. Rosso. Ora va da Freddy. Freddy prova ad andare. Incrocia per palla per Rosso. Scarica per Bianchi. Bianchi poi torna da Freddy. C'è ancora passivo, Rosso prova, forse a sfondo, Beltrami prova subito a lanciare il contropiede, bravissimo Randes, più lesto a uscire, e dall'altra parte Bianchi non ne approfitta con Sortino che doveva ancora tornare in posizione, non ne ha approfittato, Leonardo Bianchi. Soria, tra fuori Eric per il colpo che ha subito prima al volto. Un aggiornamento dal campo del Palaborsi con Eppan avanti 12-6. Trascorse, adesso è arrivato il gol numero 7 adesso del Rubiera. Beltrami, la palla per casa. Pieracci, prova, ottima difesa da parte di Siracusa sul capitano, sul veterano. Pieracci, casa al palleggio. Casa prova lo scarico per Beltrami, prova il no look. Da dietro la schiena. Subito fallo. Casa al palleggio. Bella per Pieracci. Pieracci arriva Ceccarini che non arriva il passaggio a Soria, però d'altra parte dico casa. La prende lui. È della serie. Amici miei, ci penso io che la butto dentro. Gol numero 6 per Nico Casa. E te hai chiamato anche il timeout. Primo timeout del match chiamato da Siracusa. Si va al timeout con Carpi avanti 9-7 con su trascorsi 19-20. Ormai mancano poco più
10 minuti alla fine di questa prima frazione. Piccolo time out anche per noi. E piccolo time out anche per noi, per bere un goccio d'acqua. Formazione siciliana per quanto riguarda gli ospiti. Alessandro Bandiera, esempio, classe 2005 alla destra, che ha fatto praticamente tutta la trafila dalle giovanili, dell'under fino alla prima squadra siciliana. Oppure lo stesso Gabriele Nobile, che a partire tipo di Siracusa, cresciuto nel vivaio di Al, nel vivaio siracusano, è sempre indossato la stessa maglia. Debutta a 16 anni in Serie A nel 2017. Però torniamo sul campo. Rosso, Freddy, giocatore tunisino. Soria prova ad andare sul rosso. Bobicic c'è il palleggio. Balla per rosso. Rosso prova ad andare. C'è una spalla e mezzo parapiglia. Però c'è fallo. Vabbè. Siracusa. 20 ufficialmente trascorsi. Ultimi 10 di questo primo tempo. Rosso, la palla per Bobicic. Rosso, Freddy, torna indietro, c'è passivo, bisogna andare al tiro. Bianchi, Rosso, prova ad andare. Bello, bella azione di Rosso, fa tutto da solo. Il numero 27, Giovanni Rosso, si inserisce, bella azione, bella conclusione da parte dell'ex Fondi. Piracci, 9-8, si rimane sul tantam del più 1 più 2. Palla per Nico Casa, palleggia Piracci, c'è Carini, palla per Casa, riesce ad agguantarla perfettamente, prova lo scarico per Beltrami, però c'è fallo. Chiama Germania, capitan Piracci. Beltrami, palla per Casa. Pieracci, Casa, palla per Pieracci, ancora prova lo scarico per Soria, c'è fallo, c'è anche passivo, bisogna andare a shootare alla conclusione. Pieracci, serve Casa, solo il palo gli dice di no. Mamma mia, un'altra bordata verso la porta. Rosso si va a cambiare. È un campo dentro Murga. Giovanni Rosso. Bianchi. Freddy. Esce Marino. Che prova a scaricare in direzione Bobicic. La palla per Murga. Palleggia. Palla per Freddy. Soria va su Murga. Non riesce ad ingaggiarla Marino. Il primo perfetto. Carpine può approfittare. Contropiede lunghissimo in direzione Soria. Non riesce a tenerla, che vi butta via. Eh no, nessuno contropiede, spiegare la parte di Freddy. La palla per Marino, Marino si libera. E della serie va a punire Carpi. Vito Claudio, Marino, primo gol per lui. Punisce Carpi. Time out Carpi, è piccolo time out anche per noi.
La palla va a Laura Icarpi, ultima giornata di regular season. Diciamo che fa un po' d'antipasto quel che saranno i playout, visto che Icarpi, come stanno le cose, affronterà appunto il Siracusa. Quella serie che si aprirà questo mercoledì. Quello dopo, perdonatemi. Per la gaffa che ho fatto, ero convinto, sentivo prima parlare. Dentro Samuele Serafini, questo ragazzo qua. Ho già modo di commentarlo con i giovanili. Se sale in cattedra non ce n'è per nessuno. Fuori Beltrami, a sorpresa. Non sarei a fare il pivot. Shortino, l'ex del match, da ricordare. Tra i giocatori che hanno vestito sia la maglia del Carpi sia la maglia del Siracusa, da registrare: Alex Castiglio, Pierluigi Di Marcello e Martin Molina. Serafini palleggia, palla per casa, prova a inserirsi, Nico Casa, grande, spara, però c'è 7 metri e 2 minuti per Marino. D'esperienza, nonostante sia appena un classe 2001, 21 anni. 23 trascorsi, Carpica la palla del più uno del 19. Sarà Samuele Serafini ad andare a battere il 7 metri contro Gabriele Randes. Contro Randes, appena entrato, numero 23, classe 2003. Serafini, una finta. Serafini! Dritto per dritto. A togliere la ragnatela dell'uomo ragno. Entra bene. Col 7 metri buttato dentro. C'è la palla del 19 per Carpi. Sì, una partita molto equilibrata. Siamo sul più 1, più 2 massimo. Siamo andati sopra, al di sopra del più 3. 3 gol di scarto. Freddy. Ovicic, tocca palla a Mantisi. Freddy, arbitro centra il pivot su Murga, se lo mette a fare, uscito Rosso, riesce a fallo, cioè non ho visto con la coda dell'occhio, sì, destro, ha messo l'extra player dentro Siracusa, batte Murga, Freddy, terzino destro, tunisino, Bobicic, Rosso, prova la botta, alto alto, si spegne fuori, tiro di Giovanni Rosso, a Carpi è tutta birra, si può riportare sul più 2, con Casa, palla per Pieracci, finta, temporeggia Pieracci, Casa, temporeggia ulteriormente Nico Casa, Ceccarini, Pieracci, Casa, sì, doppio pivot con Soria Beltrami. Casa, palleggia, Casa, la palla per Pieracci, scarica per Ceccarini, Ceccarini, sfondo, c'è sfondo, va a scontrare Ceccarini con Mantisi dall'altra parte, Bobicic, una voragine aperta, Bobicic, e Jurina gli dice di no, nonostante la voragine aperta, Jurina ci va a mettere la pezza, il buon Jan Jurina, parando, super Jan Jurina, super Jurina. Cecca, dai, 5 ancora da giocare. Casa dall'altra parte al palleggio. Casa sotto le gambe di Randes. È un gol fantastico. Quando c'è da salire in cattedra, Nico Casa sale. Che giocatore. 7 gol per adesso per Nico Casa. Siamo solo su 11 e siamo solo al primo tempo. Freddy, Vavicic, Freddy, Vavicic, Rosso, va al palleggio, balla bene Vavicic, prova a inserirci, c'è sfondo, Carpi può ripartire, Pieracci, Ceccarini, Casa, la palla per Beltrami, Beltrami si gira e la palla passa dentro. Nonostante con due uomini addosso lo fa sembrare di un facilissimo Marco Beltrami. La cosa più facile del mondo. Bellissimo.
Che passaggio di casa, tutto perfetto. Carpi che si porta sul più 3, massimo vantaggio per i uomini di coach Davide Serafini. Russo. Freddy. Altra parte. Il campo del Rubiera, Eppan già dilaga. 16-9, sono trascorsi 28 minuti. Altra parte, Rosso prova a inserirci, subisce fallo. E 7 metri. Oh, però sono tre passi, devi fischiare un po' prima, sai, sul quinto è un fallo un po' prolungato. Vedi tu. 3 ancora da giocare ormai. Siamo a 26, 18, 56. Ancora Bobicic da 7 metri. E anche stavolta spiazza Iorina, freddissimo. L'ex Cologne. Eh sì. Altra parte, Carpi con casa. Casa! Una portata verso la porta. On fire. L'altra parte, Freddy prova. Iurina risponde da campioni. Prova a lasciare il contropiede lungo per Shortino. Ennesimo contropiede buttato via da parte di Carpi. Sì, 0 su 5 in contropiede. Vediamo. C'è bisogno, c'è dello, della pratica dello spazzolone per asciugare il sudore dei 14 in campo, dei 14 guerrieri. Ancora 2 e 20 da giocare. 13 a 10 conduce Carpi. Qui parlando appunto prima, parlando di Freddy, 25 anni, è a Siracusa da quest'anno, 1,90, è arrivato dalle Tol Sport du Salet, squadra che milita nel massimo campionato tunisino e ha vinto 3 titoli in Marocco con il Sakhiat El Zat e anche 2 coppe di Tunisia. Il giocatore del Palmeiras importante in terra sariana. Tra parte Bobicic, non arriva lo scarico a Marino e stavolta Iurina non c'è il contropiede e Pieracci temporeggia. Beltrami palleggia, Pieracci non arriva la palla per Soria, però c'è fallo. Ancora 1,40 ancora da giocare in questo prima frazione. Pieracci, Beltrami, casa, esce Soria che va a scaricare al capitan Pieracci, si torna da casa, Beltrami nel ruolo di angelo di terzino, poi si va di nuovo a inserire come pivot, però c'è sfondo, ma c'è blocco in regolare, rimane sul 13-10, fase d'attacco di Carpi che risulta vana, non sfruttata. Umido ancora da giocare, ma poi questo primo tempo sarà storia, passerà agli archivi. Rosso, Bobicic, Rosso, 50 secondi ancora da giocare, esce Marino che va a scaricare per Murga. Bobicic, c'è grandi inversioni di posizione nelle parte dei giocatori di Siracusa. Pieracci, ottima difesa da parte del capitano Pieracci. Va a stradicare palla, però ha pure commesso il regolarità. Bobicic, c'è passivo, bisogna andare al tiro. Dedica col pallone. Poi Beltrami viene bloccato. Viene contropiede. Casa. La palla per Soria. Soria scarica per Ceccarini. Ed è dentro. L'aveva pure toccata. L'aveva pure toccata. Randes, però stavolta un po' nulla da fare. Nulla da fare. Con Ceccarini che la buttava dentro la parte. Bobicic, Bobicic da casa sua. Tiro si spegne fuori. Si va all'intervallo con Carpi avanti nel punteggio 14-10. Stiamo vedendo veramente una partita abbastanza molto equilibrata, con Carpi che ha preso un po', ha fatto un po' il vuoto solo in questi ultimi minuti. Da Lorenzo Delizia per il momento è tutto, ci risentiamo tra poco per il secondo tempo.
We'll be right back.
Ben ritrovati amici di Raven Sport, siamo sempre qua, live dal Pala Vallauro di Carpi. Ricordiamo, ultima gara di regular season, si affrontano Palamano Carpi e Albatros Siracusa. Abbiamo visto Raul primi 30 minuti molto equilibrati, con Carpi che è riuscito a fare il cosiddetto vuoto. Sono nelle fasi finali di questa prima frazione. Sì, sì, una partita molto equilibrata fino al 25esimo, e dopo Carpi è riuscito a staccare un attimo il Siracusa. Vediamo come partirà questo secondo tempo. Con Carpi vediamo se Nico Casa che ci farà ancora saltare dalla tribuna, visto che ne ha messi giusto 7 a referto, così una roba molto scialla. Ne faccio solo giusto, oh, no, mi correggo, 8 infatti. Prende sul campo Eric, tornato in campo dopo il colpo al volto subito a metà primo tempo. Casa riesce a tenerla, un bulldozer, però gli ha dato una botta, però perde palla Babicic. La palla bella per Marino, Iurina risponde da campione, poi il shortino la riesce ad agganciare. Sì, c'è Ali. Ecco, Carpi butta via la brutta, un bel pallone, potrebbe essere interessante la parte Bianchi, però a far tutto solo Bianchi, sono riasso di lui. Squadre partite non proprio benissimo in questo inizio di secondo tempo, con molti errori da ambo le parti. Murga, Rosso, esce Marino, Bianchi, Bobicic, Murga palleggia, la palla per Bobicic, l'ha fatto da solo, torna da Rosso, Pieracci a disturbare Rosso, c'è passivo, bisogno andare al tiro, Pieracci su Rosso, subisce fallo il numero 27. C'è passivo, bisogna andare al tiro. Fuori Bobic, c'è la finta, Murga si ritrova sotto le gambe, prova la palla per Freddy, fa una mezza giravolta, passaggi esauriti. Casa, non arriva il passaggio per Beltrame, ennesimo errore da parte di Carpi. Le squadre sbagliano molto. Rosso, Pieracci su di lui, Pieracci su Mantisi, Mantisi si riesce a liberare con la girella, bellissima, bella girella da parte di Michele Mantisi. Eh sì, primo gol di questo primo tempo, secondo tempo lo va a buttare dentro Siracusa. Leonardo Bianchi, tra cui anche lui argentino, classe 33enne, è tornato a vestire la maglia del Siracusa a distanza di 6 anni, visto che era dal 2015 che non aveva già vestito la maglia dei siracusani, quando si svolse la Final 8 intera siracusana, in cui la ormai defunta Tarquilla Embol Carpi arrivò terza. Ennesimo errore dal tiro da parte di Carpi, gioco molto veloce, trascorsi tre nel frattempo. Murga, Rosso, Murga, Freddy, Rosso, Murga, ancora Rosso, una finta, prova a far tutto da solo Rosso, spiazza Iurina. Partito meglio Siracusa. Batteric, la palla per Beltrami, passaggio Spilink, ennesimo errore. Hernandez prova a lanciare Murga, scarica Freddy, la riesce a controllare. Freddy sbaglia tutto per tutto con Iurina. Carpi sembra che abbia lasciato la testa negli spogliatoi, detta come va detta. Tienilo lungo sto attacco. Il Carpi sta cercando di servire sempre il pivot e sbaglia, non è preciso quel passaggio e Siracusa recupera palla. Eh sì, giustamente, se voi sbagliate. In queste prime azioni è successo questo. Comunque Siracusa non è mica domo, quindi vuole... Non è morto. E vuole arrivare fino in fondo. Dentro il campo Benajali, posto di capitan Pieracci, shortino. Benajali al palleggio, palla per Eric, palla per Casa, il tiro è deviato, sporcato fuori. Sarà corner. Va a battere
Francesco, no, Capitan Beltrami. Sembrava Ceccarini. Invece Capitan Beltrami, pardon. Bene, già lì. Il suo gioco di gambe solito. Eric incrocia per casa. Casa prova la scanna. Rane spara. Lancia il contropiede per Marino. Marino fino in fondo. Si riporta a meno uno. Siracusa. Gol numero 2 per l'ex Fasano e Bolzano tra le altre. 5 trascorsi. Carpi che sembra essere rimasta negli spogliatoi. Giustamente Siracusa, voi siete rimasti negli spogliatoi, non ne approfittiamo. D'altra parte, aggiornamenti dal Palabursi con Eppan avanti 19-13. Uscito del fratello Beltrami, palla per casa! Ci pensa lui! Nella serie qua devo fare qualcosa io, se no si mette male. D'altra parte Bobicic pronto a rispondere a Majurina, spara col piede, con braccio e piede. Parato Jurina, bella parata. Bene giù lì. Dai, ancora. Casa. Dai. Eric. Bene, già lì è Casa, si invertono di posizione. Casa! Randers risponde da campione. Murga. La palla per Bobicic. Guarda da Murga. Scarica Mantisi. Sì, Mantisi. Dai. Però è entrato a Kutsup, è entrato in campo di Mantisi. Però Jurina fa ottimo posizionamento del portiere ex Conversano e Bolzano. 6:32 trascorsi. Casa. Pieracci. Eric. Casa. Due scambiano. Arriva Shortino che la va a dare a Pieracci. Pieracci, la palla per Eric. Eric che va a incrociare per casa. Casa, la palla per Beltrami. Ottima azione. Che azione, pallamano al champagne! Ottima azione ancora da parte di tutti. E Marco Beltrami la va a sbattere dentro, a gonfiare la rete. Dal numero 16 da parte di uomini di coach Serafini. Murga. Kutsupe. Rosso. Tocca la palla a Mantisi. E Bianchi che è uscito, pardon. Esce Vito Claudio Marino. La va a dare a Michele Mantisi. Palleggia Rosso, la palla per Murga. Si ferma un attimo, Rosso c'è il passivo. Prova la palla per Marino. Jurina para. Non c'è nulla. Chiesto qualcosa dall'altra parte. Casa, casa. La palla per Beltrami, ancora Beltrami. Un po' più. Pallonetto al bacio di Marco Beltrami. La mamma mettere sopra la testa di Randes. Carpi si è ripresa. È entrata sul più 4. Da parte la palla. Mantisi prova ad andare al tiro. Mantisi sfonda la porta. Bello, bello. Sì, un po' me da parte di Carpi. Veramente vedendo grandi colpi da ambo le parti. 8:27 trascorsi. Pieracci chiama la calma. Tempo 20:15 conduce Eppan al Palabursi contro Rubiera. Pieracci va a incrociare per Eric. Eric a sua volta incrocia per casa. Casa, la palla per Pieracci che scarica per Ceccarini. Ceccarini! Francesco Ceccarini butta dentro. Sì. Ci hanno dato grandi soddisfazioni durante tutto il campionato, devo dire. E oggi un po' meno. Finora, ma adesso sta cominciando a girare. Vediamo il Siracusa come reagirà. Riesce, come reagisce, se sarà subito la pronta risposta. Rosso. Maxi Murga. Rosso incrocia per Murga. Va a incrociare per Bobicic.
Ancora palla, non arriva Rosso, però c'è fallo. Con un colpo c'è il signor Cardone. Siamo alla calma, nel frattempo il portierone siracusano Randes. Rosso a incrociare per Murga, palleggia, va a sua volta, no, arriva la palla per, sì, per me Mantesi. Sì, parato Iurina. C'è anche, però c'è da dire, anche fare i complimenti a, al buon Daniele Soria che ci ha messo anche il suo. 10 trascorsi, 20 ancora da giocare. Scalda Samuele Serafini, le file del Carpi. Piracci, esce Soria, scarica da Eric. Eric pronto ad armare casa. Piracci, un gioco di gambe, prova la botta, il tiro fuori. Però c'è anche fallo, e due minuti, si va a prendere Maxi Murga. C'è il cambio, Meltrami subito torna in campo per far rifiatare capitan Piracci. Vediamo un attimo, detto, si riprende dietro anche Serafini, pronto a entrare anche Angelo Giannetta, tratto da poco da Israele. Arriva Ceccarini, la palla, rischio questo passaggio. Shortino il cambio, fa un cambio gioco per Eric che torna da Serafini, dal posto di casa Serafini, arriva il passaggio a Soria, poi Carpi non riesce a tenerla e Siracusa può ripartire. Vediamo un attimo, cosa c'è? Ah sì, tutti in un posto in cui non dovrebbero essere Nico Casa e Luigi Pieratti. Sentite l'ovazione del Palau a Lauri per il ritorno in campo di Angelo Giannetta col numero 9. Chiama pugno sinistra, Rosso chiama lo schema, il numero 27 Montesi, extra player, sì. Rosso, è uscito Marino che va a scaricare a palla Bianchi. Bobicic, Rosso prova, torna da Bobicic, prova ad andare e Bobicic la butta dentro. Sì. Carpi, difesa di Carpi un po' molle, gol numero 5, top scorer per i siracusani Marco Bobicic, l'ex Palamano Cologna. Attacca Giannetta, prima palla per lui di questo match. Eric, shortino, mamma, di un nullo. E chiedo perdono Raul perché avevo visto il cambio solo in difesa. Allora Giannetta Ceccarini, Cuzzupe ancora con l'extra player. Siracusa vista l'infredda numerica. Rosso, Bianchi, Cuzzupe, tocca tutti la palla, tutti i giocatori siculi. Esce Marino, Bianchi, si ritorna pari, Bobicic scarica per Rosso, ancora da Bianchi, Bianchi prova Rosso ad andare, riesce a prendere palla Ceccarini, poi subisce fallo, eh sì, viene confermato dall'arbitro, e ritorna in campo Eric, lo change, fa un attacco difesa, con Giannetta a difendere ed Eric ad attaccare. 13 trascorsi, ancora 17 da giocare, ancora lunghissima, termina sul 18 a 15. Pratica dello spazzolone, si riprende
anche facciamo un aggiornamento da tutti gli altri campi adesso. Come vuoi, Raul. Bressanone, Fasano, 19-14 dopo 10 minuti. Secondo tempo, ovviamente. Conversano, Bolzano, 25-13 dopo 9 minuti. Rubiera, Eppan, 16-24, quindi l'Eppan sta allungando, più 8 dopo 13 minuti. E questo è tutto. Torna sul campo, palla per Serafini. Va da Eric. Eric Ceccarini al palleggio. Se la dimentica Serafini. C'è il passivo, bisogna andare al tiro. Pieracci. Pieracci prova la botta. Arante spara agilmente. Tiro abbastanza telefonato. Ah sì, siamo rimasti i Garbi. Non la buttata dentro nonostante lui in più. Bianchi, Kutsupe, Marino, Cito Rosso nelle file di siciliani. Bobicic va da Murga, finta di gambe, prova a liberarsi Murga, subisce fallo. 14 e 20 trascorsi. Bobicic, c'è passivo, bisogna andare al tiro, Bobicic si prova a liberarsi di tutto, fallo, rimane in avanti. Marino batte il fallo. Bianchi, bisogna andare al tiro, Bianchi per Marino, subisce fallo ancora. Prova Murga la botta e spiazza Iurina. Primo gol per Maxi Murga, col numero 16 da parte dei siracusani. Parte Eric. Eric avala per Serafini. Serafini torna indietro. Torna da Eric. Di nuovo dentro. Casa, fuori Eric. 15 ancora da giocare. Ultimo quarto di gara. Pieracci. Serafini. Sì, uomo, Marino su Casa, ma giustamente Casa, Pieracci, Ceccarini, tutti toccano la palla, Casa, al palleggio, Casa, prova, viene alzato di peso da Murga e Bobicic pur di non farlo tirare. Se è passivo, bisogna andare al tiro, Casa, per Serafini, Serafini, palla Randes e poi non riesce a... È riuscito a toccare la Randes. Bravo, bravo, come si è avventato. Time out per Siracusa. Facciamo ancora un piccolo time out. Pronti? Sempre qua a ripartire dopo il time out chiamato dai siracusani. Siamo sempre qua live dal Pallavallauro di Carpi. Ultimi 14 di gara e poi questa regular season sarà storia. Ricordiamo. Eh sì, con Carpi che affronterà nuovamente Siracusa. Ah, pardon. Come stanno le cose? Carpi se la vedrà con Rubiera. Ed Eppan con Siracusa. Si riprende. Siracusa in avanti. Bianchi. Murga. Conti palla anche Mantisi. Sì, Mantisi. Michele Mantisi.
Kutsupe. Bobicic scende di, gli passa dietro la schiena Murga. Bobicic, Bianchi prova ad andare, c'è Pieracci su di lui. Bianchi palla per me, Bobicic prova a far da solo sfondo, non viene fischiato sfondo, viene convalidato il gol. Altra parte, casa, la palla per Giannetta. Giannetta, passaggio Sbilenco per casa, casa riesce a pure dare a Beltrami che va al tiro. 7 metri. Si è preso Bobicic, 2 minuti. Sì, anche 7 metri, 2 minuti per protestare, le beccati Bobicic. Sarà a casa contro Randes. Nico, che potrebbe andare in doppia cifra con questo. Pronto a ripartire. La finta di casa. Casa! Gol numero 10. Va in doppia cifra. 10 gol per casa su 19. Trascorsi 47-20. Ancora poco più di 12 minuti. Ancora da giocare. Ancora di fuoco. Terpi su. Avanti di 2. 19 a 17. Murga. Kutsupe palleggia, carica per Rosso, palla per Murga. Murga prova il passaggio a Marino, cioè, ottima difesa da parte di qui. Spilungoni, costituiti da casa e Serafini. Murga, Bianchi palleggia, palla per Murga. Kutsupe, c'è il passivo, bisogna andare al tiro. Kutsupe, la palla per Rosso, prova la palla per Marino, gli arriva Yuri Napara. Però 7 metri. Cambio in porta. Bonacci sarà Bonaccini, Flavio Bonaccini contro Leonardo Bianchi dai 7 metri. Aspetta, c'è il fischio. Tocca Bonaccini, ma la palla si insacca. Gol numero 2 in questa partita per Leonardo Bianchi. Per l'ala argentina. Dove in campo Soria. Fuori Serafini. Scalda anche Giacomo Boni. Carpi col doppio pivot. Casa. Pieracci. C'è dalla palla Ceccarini. Ceccarini torna da casa. Casa. La palla per Soria. Soria. Viene fischiato nulla. Sfortunatissimo Carpi in questa occasione. Bravo il portiere. Bravo, molto bravo anche Randes. 11 ancora da giocare. Trascorsi 49 minuti. Mantisi. Murga. Si ristabilisce la parità numerica. Vlovicic tornato in campo. Esce Marino. Che va a scaricare a Murga. Rosso. Palla per Murga, Murga prova, inserisci Yuri Napara, ma è ancora 7 metri. Dai, dai. Bobicic contro Yuri Napara. Si rinnova la sfida tra i due. Questa volta Yuri Napara. Parata secca col piede, bellissima. Pugellino col piedone. 10 ancora da giocare.
Murga. Ceccarini stava per uscire. Rosso. Murga. Palla per Rosso. Rosso prova a inserirsi. Prova a tirare. Fallo. Dai. Garbi sempre sul più uno. Rosso. Bianchi. Rosso. Che passeggio nel tiro. La palla per Bavicic. Torna. Murga, Alberto. Aspetta il passaggio, Beltrami. Reattivissimo a fregarla. Ora quattro passaggi, prova Murga ad andare. E sono tutto solo. Difesa di Carpi, parecchio da rivedere. Murga da serie. Entro, spacco tutto. Time out Carpi. Un piccolo time out lo prendiamo anche noi. Pronti a ripartire, amici di Eleven Sports, siamo sempre qua live dal Pallavallauro di Carpi. Pronti a raccontarvi, cioè a raccontarvi, ci stiamo raccontando. Ormai sono questa, lo faccio in automatico a dire così, pronto a raccontarvi. Vi chiedo anche scusa. Raccontarvi questi 10 minuti, 9 minuti, visto che sono trascorsi 50 minuti e 54. Questi ultimi 9 minuti di fuoco tra Carpi e Siracusa. Pieracci, Nico Casa, Luigi Pieracci, esce Beltrami che va a scaricare ad Eric, Murga su di lui, prova a dargli fastidio, palla per Casa, Casa scarica ad Eric, ora Eric, palla per Casa, Casa palleggia, Casa, Randes dice di no, ci ha provato, Bobicic esce, supera Giannetta, Rosso prova, c'è Passi, non mette passi, Giovanni Rosso. Oh raga, dai, vi prego. Carpi temporeggia. Giallo chi? C'è un giallo in direzione di... della panchia siracusana. Pronti a ripartire con la prima pratica dello spazzolone. Raul, io darei aggiornamenti sugli altri campi. Sì, non ti preoccupare. Si riprende. 8 ancora da giocare. Brixen che vince 5-24 a 19 contro Fasano. Conversano 31-17 contro Bolzano. E Pandilaga al Palaburzi con il risultato di 30-20. Anche qua, alla parte Casa prova. Subisce praticamente placcato Nico Casa pur di non far andare Giovanni Rosso. Ancora spazzolone. Pieracci, Eric, esce Beltrami, va a scaricare a Milan Eric, Casa, Pieracci, vada per Casa ancora, Casa, Eric, scarica Ceccarini, Ceccarini! Francesco Ceccarini! Gol numero 3 di questa della sua partita, Carpi si rimette il muso avanti.
proprio bisogno delle sue ali, non può basarsi solo su Nico, su Nico Casa. Comunque Siracusa c'è, assolutamente non vuole perderla, non vuole perderla. Bella partita, deve essere così. Per concludere la regular season. Bovicic, Rosso, guarda Bovicic, non viene fischiato il piede Murga, prova una vita, mezzo avvitamento, mo' di Pokémon, Rosso prova ad andare tutto solo, prova il tiro, Iorina col piede, dice di no, Casa, tutta bene al palleggio, Casa, non arriva il passaggio per Beltrami, Carpi butta, viene una palla preziosa, Bovicic dall'altra parte, Bovicic, Bovicic butta dentro dalla serie, voi sbagliate. Voi sbagliate, io giustamente ne approfitto, non mi viene servita su un piatto d'argento. Non la possono buttare dentro. Quando mancano poco più di 6:20 ancora da giocare. Ancora lungo, ce n'è ancora di tempo. Tutto è possibile. Viene ennesimo. Crampi per... Beh, sì, dovrebbe essere per Bovicic. Per Mirko Bovicic, crampi per lui. non sono scaramante. Che cowboy. Si riprende Marco Bovicic. Pronti a ripartire, siamo sempre qua live. Al Palavalauri di Carpi, ultimi di regular season. Casa, Eric, esce Beltrami, va a scaricare ad Eric, va per Piracci. Piracci palleggia, va aperta solo Piracci, subisce fallo, messo giù da Rosso. Beltrami a battere il fallo, battuto Piracci, palleggia, incrocia per Eric, Eric per Casa, Casa prova, palla che è passata, che finisce in una terra di nessuno. Carpi graziato perché ci sono fallo. 5:20 ancora da giocare, 54 34. Ancora spazzettone, molto frequente in questi ultimi minuti, in questi ultimi frangenti di gara. Anche se stanchezza inizia a farsi avvertire. Si riprende, c'è passivo, Eric per Casa. Casa, Rand spara, gli ha preso le misure. C'è da dire anche quello. Rosso invita la calma, Maxi Murga dentro Kutsupe, posto dello stremato Bobicic. Murga per Rosso, gioca per Leonardo Bianco. Rosso prova, incrocia per Bianchi, incrocia per Murga, si va da Rosso, palleggio, Murga palleggia, c'è passivo, Rosso prova ad andare, scava la scarica per Kutsupe che non va al tiro. Torna da Murga, non viene fischiato sfondo, prova il sottomano, Bianchi, Iorina para e temporeggia Piracci. Eh sì, Piracci tutta birra, prova, non arriva lo scarico per Beltrami, Carpi. Ennesima palla buttata via per gli uomini di coach Davide Serafini, buttata via. Ambrosio l'effetto sorpresa. 4 ancora da giocare, ma il 56esimo. Si riprende Rosso, Burga, ultimi minuti di fuoco qua al Palavallauri. Rosso, Burga, Bianchi per Rosso, quella per Murga, Rosso, prova Rosso, la butta dentro, doccia gelata,
Siracusa passa avanti. E c'è anche 2 minuti per capitan Pieracci. Piove sul bagnato per Carpi. Piove sul bagnato per Carpia. Partita che era in controllo prima di coach Davide Serafini. La stanno buttando via in una manciata di minuti. Si gioca l'extra player, coach Davide Serafini. Bene c'è lì. 3 e mezzo ancora da giocare. Esce Beltrami. Eric. Palla per casa. Casa. Subisce fallo. Casa. Palla per Benajali. Palla per Eric. Prova Eric. Scarica per casa. Scarica poi per Shortino. Sortino, butta dentro. Cartice ancora. E dall'ala, che letale. 21 pari. Un poco più ancora, 2:45 da giocare. Dai, dai. Dai adesso, Bianchi. Murga. Vavic è tornato in campo, stringe i denti. Viene chiamato che è time out a Siracusa. Time out anche per noi. Pronti a ripartire, siamo sempre qua live dal Palavallavoro di Carpi, amici di Eleven Sports. Questi ultimi 2 minuti da thriller, a dir poco da thriller. Siamo 21 pari. Sempre vi diremo anche l'aggiornamento sugli altri campi. Si riprenderà con i siracusani in avanti. Cronometro di 57:32. Bobicic pronto a rimanere. Si riprende con Bobicic. Murga. Bobicic. Rosso. Bobicic. Bobicic la palla. Per Bianchi, va il tiro, Bianchi, Iorina para! Beltrami dall'altra parte, casa. Ceccarini al palleggio. Carpi ancora con l'extra player. Ceccarini, 2 ancora da giocare. 1:50, perdono. Beltrami, Eric, palla per casa. Casa prova, palla per Benesali. C'è piede da parte di Siracusa. Carpi graziatissima. Casa. C'è il taglio di Shortino. Casa prova ad andare. La palla per Beltrami. Prova a girarsi Beltrami in 2 su di lui. Subisce fallo. C'è passivo. O fischi subito. Se no non vale niente. C'è bisogno dello spazzolone. 1:20 ancora da giocare. Finale a dir poco da thriller qua al Palavallauri di Carpi. Un thriller. Però sinceramente non saprei a che thriller paragonarlo, se Fight Club oppure Angelo Demoni o il codice da Vinci. Si riprende. Casa. Palleggia. Casa il tiro deviato, sarà corner. Carpi rimane in avanti. Corre secondo.
scorrono i secondi, ha battuto Ceccarini, Eric, la palla per Beltrami, mezzo parapiglia, Carri butta via. Uno ancora da giocare. Nel doppio raggio della fase di difesa, Bovic prova, la botta, Iurino para, Bianchi la tocca. E Carpi qua la può gestire, con calma. Ora 40 secondi al termine. Che brivido! Con che brividi finirà questa regola season, assurdo. E chiama time out coach di Bele, Serafini. Pronti a ripartire, 29 secondi di fuoco, ma questo è il bello della pallamano, per questo ci piace la pallamano, perché ci fa vivere emozioni così, finale dal thriller, nulla rimane scontato fino alla fine, questo è il bello di questo sport. Carpi in avanti, arrivare anche al passivo, e riprende Pieracci. Eric, dai, Pieracci, Beltrami esce, scarica Derek, la palla per Casa, e in due su di lui subisce fallo, 10 secondi al termine, e bisogna ancora dello spazzolone, 11 secondi al termine, mamma mia che finale, al Cardio Palma. Pronti a ripartire, 11 secondi, un nulla praticamente. Si riprende, Pieracci, palla per Eric, cosa per Casa si dimentica il pallone, c'è fallo. E finisce, vediamo un attimo, dove ci sarà, sarà tiro franco. Mezzo parapiglia, Beltrami ha provato subito la rimessa veloce, ci sarà tiro franco, che finale con un tiro franco. Carpi, però il Carpi che ha buttato via rispetto a, per come ha finito il primo tempo, ha buttato via. Si è disunito troppo, imperdonabile, non si può fare così. Adesso vediamo quest'ultimo tiro, vedremo come finisce. Tiro franco da parte di Nico Casa, pronto a battere, il fischio dell'arbitro. Casa! Errande spara a mani aperte, game over dal Palo Vallauri. Carpi e Siracusa concludono la regular season con un pareggio a 21 pari. Carpi che andrà ai playout, affrontare Rubiera nel derby, e invece Siracusa se la vedrà con Eppan, che oggi ha dilagato in quella del Palaborsi. Da Lorenzo Delizia è stato un piacere raccontarvi, per voi amici di Eleven Sport è tutto. Ma uno era 3-1 e 0 all'altro. Buona serata, ci risentiamo presto.